Ciao a tutti, vediamo insieme come fare questo biglietto per la festa del papà? Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un rettangolo, 10 cm. Per 15 in alto faccio un altro rettangolo identico, 10 cm per 15 e infine ne faccio un altro 10 cm per 2 cm. Ritaglio ora con una punta arrotondata. Io utilizzerò il mio uncinetto, ma potete utilizzare qualsiasi cosa che sia arrotondato. Vado a fare un solco sulla linea che vi faccio vedere. Questo procedimento serve a far sì che sul cartoncino non si creino crepe e che pieghi esattamente nel punto giusto. Ora sul rettangolino in alto vado a fare due tagli di 2,5 cm a destra e a sinistra. E vado a chiudere all'interno i lati del rettangolo unendo le due punte per formare il colletto della camicia. Ora mi vado ad occupare della giacca. Io la farò nera, ma potete farla di qualsiasi colore vogliate. Vado a fare una linea a 5 cm che sarà un lato della giacca. Una linea a 10 cm e 0,4. Vado a lasciare 2 mm per lato, altrimenti non riuscirò a chiudere la giacca. E l'ultima linea a 5,5 cm. Lascio mezzo centimetro per sovrapporre leggermente il lato della giacca. L'altezza resta sempre di 15 cm. E vado a ritagliare. Ora con lo stesso procedimento di prima vado a creare dei solchi sulle linee che non ho tagliato per poter piegare la giacca. Chiudo il cartoncino e segno 2 cm a destra e 2 cm a sinistra. E verticalmente segno 4 cm e mezzo. Ora unendo questi due punti vado a fare un solco e creo la piega della giacca. Faccio un altro rettangolo di cartoncino nero 10 cm per 15 cm
e andrò a fare il doppio petto. Potete farlo a mano libera, ma se volete essere precisi, segnate 3 cm e mezzo al centro del cartoncino e fate un semicerchio. In basso lasciate 2 cm per lato e fate sempre un semicerchio. Ai lati segnate 5 cm e fate sempre delle curvature che saranno le parti delle maniche. Ritaglio. Faccio una riga al centro con un pennarello nero. Faccio dei segnetti ogni 2 cm e lì andrò a fare delle palline nere che saranno i bottoni. Ora con del nastro di raso vado a creare la cravatta. La incollo alla camicia. E incollo il doppio petto. E incollo i lati della giacca. Vado a fare il taschino in alto e le tasche in basso. Faccio un triangolino che sarà il fazzoletto nel taschino. E lo incollo. Ora, facendo dei segnetti ogni 2 cm sulla giacca, vado a disegnare i bottoni. Io ho fatto anche la scritta all'interno usando un semplice pennarello nero. Ve la faccio vedere magari per prenderci spunto. Il tutorial è finito. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Per commenti scrivete qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi lavori. Ciao!